Bentrovati amici. Oggi affrontiamo un argomento che tra tutti quelli dei tre livelli del corso sommelier probabilmente non è tra quelli che riscuotono il maggior successo, il maggior interesse, ne sono consapevole anch'io, ovvero la materia della legislazione vitivinicola. Però ogni sommelier che si rispetti deve avere almeno un'infarinatura generale su quelle che sono le leggi del vino, la normativa sul vino. In particolare oggi guardiamo i concetti di sottozona e unità geografica, le cosiddette menzioni geografiche aggiuntive, che apparentemente sono due concetti uguali, ma in realtà possiamo dire simili, ma ci sono delle sfumature importanti che li contraddistinguono. Queste due materie sono affrontate nel grande impianto normativo recente che è la legge 238 del 2016, il testo unico della vite del vino, che riprende gli argomenti e proprio li differenzia. La sottozona, lo dice il nome stesso, è innanzitutto entrambi i concetti riguardano denominazioni di origine. La sottozona chiaramente è ben delineata geograficamente e territorialmente come una zona più piccola della denominazione di origine per peculiarità ambientali o tradizionalmente note. È disciplinata più rigidamente della denominazione e può diventare una DOC o una DOCG autonoma. Il caso più recente che abbiamo è quella del Nizza, che era una sottozona della Barbera d'Asti e oggi è una DOCG autonoma. Ma noi in Toscana abbiamo un grandissimo esempio, che è quello del Chianti Classico, che era una sottozona della denominazione Chianti. Mentre l'unità geografica può corrispondere a località, comuni, frazioni o anche singoli vigneti che sono vinificati a parte, ma non sono disciplinati più rigidamente e non potranno mai diventare una denominazione autonoma. Esempi famosi, quelli che tutti abbiamo nella mente, sono le menzioni geografiche aggiuntive della denominazione Barolo, Bussia, Cannubi, Sarmassa, Vignarionda, Brunate, chi più ne ha più ne metta. Questi identificano proprio cru, dal concetto borgognone di cru, i singoli vigneti, e serve per identificare da dove provengono quelle uve. Anche commercialmente identifica un prodotto, anche qualitativamente, è importante questo. I consumatori sempre più vogliono sapere da dove viene quel Barolo, ma non potrà mai diventare Bussia, una DOCG autonoma, rimarrà sempre sotto Barolo, ma identifica da dove viene. Quindi queste sono differenze molto importanti e sono quelle principali che differenziano da un punto di vista legislativo normativo il concetto di sottozona e unità geografica o menzione geografica aggiuntiva. Ho fatto l'esempio di Barolo, ma ovviamente c'è anche Barbaresco, per andare in un'altra regione anche Rossese di Dolceacqua.